Ninna nanna ninna oh, questo bimbo a chi lo do? Dopo aver trascorso 7 anni nel Tibet al contrario di un'azienda di grande successo, Fred Biondina ha imparato i segreti della diversificazione del rischio. Niente affatto certo dell'esito di critica e di pubblico del filmistico domestico di cui stai vedendo ascoltando il fantasma, ha già proposto ai suoi produttori immaginari un colossal dedicato a Walter Rowley, O'Reilly. Che cos'è la nostra vita, la nostra allegria? The play of passion, the music of division. Nobile possidente di terre, guerriero, colonizzatore dell'Irlanda, poeta, cortigiano, diffusore del tabacco nell'Inghilterra di Elisabetta, la prima, in onore della quale battezzò le terre barbare e pagane della Virginia, la stessa che lo fece imprigionare nella Torre di Londra per aver sposato, senza permesso, una delle sue preferite. Faceva parte, forse, della Scuola della Notte, accolita di atei visionari, voluta da Sir Philip Sidney, sfiorata da Christopher Marlowe e Giordano Bruno. Accusato di congiura contro Re Giacomo I, viene di nuovo imprigionato nella Torre di Londra. Scrive i 5 volumi della storia del mondo. Dopo 13 anni riparte verso le Americhe del Sud, alla ricerca del mitico Eldorado, di cui aveva scritto nel suo libro La scoperta della Guyana. Il patto consiste nel riportare montagne d'oro e d'argento al sovrano, oppure la sua pelle, per la scure del boia. Dopo anni non trova niente. Scatena anche un disastro diplomatico con il Regno di Spagna. Rientra in patria e nel 1618 si fa spiccare la testa. Di fronte allo strumento della sua condanna, dopo l'ultima boccata di fumo, pronuncia le seguenti parole: «Quest'ascia è una medicina dura e affilata, ma un chirurgo per tutte le malattie e miserie. Strike, man, strike!» Sua moglie conserverà la testa fino alla morte, dentro una sacca di velluto blu. Fred Biondina si ricorda d'improvviso che non ha un soldo. I produttori sono ombre contro la parete interna del cranio. Prende un vaporetto a sbafo. Si avventura fino a Pegli e brinda al tramonto. Questo bimbo a chi lo do? Lo darò all'uomo nero che lo tiene un anno intero.